buonasera a tutti e a tutte. Se vogliamo prendere posto possiamo cominciare. Intanto grazie per essere venuti qui stasera a parlare di un argomento come il debito, che non è mai una cosa semplice e rilassante. Vi diamo il benvenuto. E qui con me alla mia sinistra Maurizio Pagliassotti, uno scrittore che si è occupato della città di Torino con un forte giornalismo d'inchiesta, mettendosi in gioco in prima persona, e Antonio De Lellis, un rappresentante della rete per l'abolizione del debito, la CAMDT, se ho pronunciato bene, CADDM, che è una rete internazionale che lotta contro il debito dello Stato e degli enti pubblici dagli anni 90, e che Antonio ha contribuito a portare in Italia. E questa sera noi lo sappiamo tutti, insomma siamo qui, il titolo del dibattito è La guerra del debito. Ci può essere ancora democrazia in una città con 3 miliardi e mezzo di debito? È chiaramente quasi una domanda retorica. Noi proveremo questa sera a rispondere a questa domanda, ben sapendo il fatto che la città di Torino è ricattata dal debito in tanti modi. Abbiamo visto la svendita dei terreni delle proprietà del comune, abbiamo visto il taglio dei servizi che erano stati conquistati faticosamente, e il welfare della città di Torino, che era così invidiato da tutto il resto dell'Italia, è stato svenduto, tagliato. La nostra città è una città dove vediamo scusatemi, dove vediamo le famiglie oggi buttate per strada anche se hanno dei figli. Quindi questa sera il concetto che noi pensiamo che sia centrale è che il debito è un'arma che è stata usata dai potentati finanziari, dai padroni di questa città, per modificarla. E noi questa sera ci poniamo anche l'obiettivo di una risposta collettiva a questa guerra che è stata scatenata con il debito. Intanto ringraziamo il Centro Sociale per l'ospitalità, e il Centro Sociale ospita da un certo periodo il Comitato Debitò, che è un comitato che si è posto in maniera, che si vuole porre in maniera conflittuale nei confronti del debito e nei confronti delle banche che detengono il debito della città di Torino. È importante ricordare che il Comitato Debitò si incontra in questo spazio occupato periodicamente, ha un suo sito blog su cui potranno essere reperiti una serie di documenti che verranno anche presentati questa sera. E nuovamente ringrazio tutti e lascio innanzitutto la parola a Maurizio Pagliassotti. Grazie per essere qui.